Buongiorno a tutti, in questo video vi mostrerò l'applicazione web Moovly, un'app per creare video presentazioni. Per accedere all'app basta digitare online www.moovly.com e vi si aprirà questa pagina. L'app è gratuita ma possiede anche delle versioni a pagamento visualizzabili nella pagina di pricing che trovate qui in alto. La versione gratis, infatti, possiede delle funzionalità limitate che sono espandibili nella versione Plus, Pro o Business. Nella gallery, inoltre, potete trovare dei video creati da altre persone. Per accedere all'applicazione e creare i vostri video, però, è necessario registrarvi cliccando su Sign Up. Vi si aprirà la pagina di login. Qui in basso troverete No account yet, necessario per creare un nuovo account. Vi si aprirà questa pagina dove potrete registrarvi attraverso Facebook, attraverso Google Plus, oppure inserendo semplicemente il vostro nome, cognome, la vostra mail, la password, accettare i termini e le condizioni della privacy e poi cliccando su Sign Up arriverà una mail nella vostra casella di posta elettronica contenente un link che servirà ad attivare il nostro account. Una volta effettuato il login, si aprirà questa pagina. Scendendo troverete Create New Move. Cliccando potrete iniziare a creare il vostro video. Innanzitutto è necessario dare un titolo al vostro video e potrete inserire anche una descrizione. Qui in basso avete la possibilità anche di scegliere una categoria in cui inserire il vostro video. Cliccando su Create si aprirà la pagina di authoring. Cliccando su Create from Scratch si aprirà la finestra. Appena entrati avrete la possibilità di seguire un tour che vi mostrerà le varie funzionalità, altrimenti potete saltarlo cliccando su Quit the Tour. Innanzitutto al centro troverete la pagina in cui creare il vostro video. A sinistra c'è la libreria che contiene tutti gli oggetti, i personaggi, gli sfondi già disponibili nell'applicazione. Ci sono sfondi che sono visualizzabili cliccando su background, oppure infografiche o altri oggetti. Per fare in modo che questi entrino a far parte del nostro video basta selezionarne uno e trascinarlo all'interno della pagina bianca. Qui potremmo spostarlo, ingrandirlo grazie alle frecce e con le frecce di rotazione fare in modo che ruotino intorno al punto centrale. Inoltre, gli oggetti che inseriamo all'interno compariranno nella timeline sottostante, dove potremo scegliere il tempo in cui saranno all'interno del nostro video e l'animazione con cui entrano e l'animazione con cui escono. Per vedere come compare il nostro oggetto all'interno del video basta cliccare su play e trascinare la barra rossa dal punto in cui vogliamo che il video venga visualizzato. Per inserire un testo all'interno della nostra presentazione basta cliccare sulla T qui in alto e cliccare sul punto in cui vogliamo inserire un testo. Cliccando all'interno si potrà cancellare il testo presente e scrivere il nostro testo che potremmo ingrandire e spostare dove vogliamo.
Qui a destra compariranno le funzionalità del testo. Selezionando il testo potremmo scegliere di renderlo in grassetto, in corsivo o sottolineato. Possiamo scegliere il font tra i numerosi disponibili nell'applicazione e la grandezza del testo. In text color potremo scegliere il colore. E poi se il testo è giustificato al centro, a sinistra o a destra. Anche per il testo possiamo scegliere a che punto del nostro video comparirà. E scegliere un'animazione d'entrata ed uscita oppure end writing per fare in modo che compaia la mano che scrive. Molti oggetti possiedono delle animazioni. Ad esempio, l'omino che corre, che potremmo scegliere di inserire successivamente, scegliendo Run, l'omino e allungando il tempo di durata dell'animazione, l'omino può correre. Se invece vogliamo inserire all'interno del nostro video oggetti caricati dal nostro computer, basta inserirli utilizzando Add Video per aggiungere video, Add Picture per aggiungere immagini, Add Sound per aggiungere suoni e il microfono per registrare la nostra voce nel caso volessimo inserire la nostra spiegazione. Questi compariranno all'interno della nostra personale libreria e per aggiungerli alla nostra presentazione basterà trascinarli. Anche questi possono essere modificati. E se non ci piacciono, basterà cliccare sul cestino. E questo scomparirà. Qui a destra possiamo scegliere le proprietà del nostro video e inoltre se il video deve essere in video mode o presentation mode. La presentation mode fa in modo che la nostra presentazione abbia dei punti in cui si ferma, come una qualsiasi presentazione formata da slide. Comparirà questo segnetto che noi possiamo inserire in qualsiasi punto della nostra presentazione per fare in modo che questa si fermi. Così saremo noi a decidere quando farla ripartire, sempre utilizzando il tasto play. Una volta terminato il nostro video, basterà cliccare qui in alto su Save Successful. E chiudere la pagina di authoring. Questo comparirà in My Moves nella nostra pagina. Cliccando sull'occhio si potrà visualizzare il video. Che in formato di presentazione si bloccherà, mentre nella versione video continuerà da solo. E qui in basso potremmo continuare a modificarlo, copiarlo, pubblicarlo in qualsiasi piattaforma social, condividerlo, oppure
scaricarlo. Per scaricarlo basterà cliccare su Next Step e scegliere la qualità del video. Alcuni richiederanno un sovrapprezzo. Nella versione gratis è 480 pixel. Selezionando sempre la comparsa, per esempio, dell'etichetta oppure della firma, insomma, dell'applicazione, avremo la possibilità di scaricare gratis il nostro video. Altre versioni sono sempre richiedono un sovrapprezzo. Cliccando su Finish arriverà una mail nella nostra casella di posta elettronica da cui potremo scaricare il video cliccando nel link che è al suo interno. Spero che questo video vi sia stato utile.